Signori cari, buongiorno e bentornati sul mio canale, il signor Franz, l'unico canale al mondo che sa di pesca. Vegare, vegare, vegare. Un verbo di cui si abusa ultimamente, ma chi sono questi vegani? Che cosa vogliono da noi? Oggi sono qui per dirvi 20 curiosità sui vegani che forse non conoscevate. Sigla! Curiosità. Sapevate che i vegani hanno 13 cose in più? Sapete quanti vegani ci vogliono per avvitare una lampadina? Uno. Sapevate che se un vegano si morde la guancia mentre mastica va in conflitto ed implode? Lo sapete che non esistono vegani in provincia dell'isola d'Elba? Sapevate che ci sono tanti vegani quanti essi sono? Sapevate che ogni vegano assomiglia a se stesso a coppie di due? Sapevate che il nome più in voga tra i vegani è Enrico? Con la virgola alla fine. Enrico, virgola. Sapevate che per ogni vegano che nasce non ce n'è uno che muore? Cioè non è un numero fisso di... Anche perché appena nato non è che puoi essere vegano, cioè il latte materno, poi è un concetto del veganesimo che poi introietti più avanti con l'età. Non è insito, è il feto, ecco. Sapevate che le mucche fanno mu ma una fa mu mu? Ho fatto mu, una mucca con gli occhiali. Ma che goloso, è tutto ok. Lo sapete come integrano le proteine i vegani? Con delle pastiglie. Lo sapevate che le costine di maiale in salsa barbecue grondanti lardo non fanno parte della dieta tipica di un vegano? Sapevate che i vegani possono essere utilizzati come combustibile bio? Lo sapevate che il vegano ti dà una mano? Sapevate che tutti i vegani hanno le scarpe blu? Cioè, io non ho visto un sacco con le scarpe blu. Non 100%, sarà 98, 99. Lo sapevate che se levate un vegano alla seconda non succede niente, perché una persona, cioè non puoi levare una persona alla seconda, puoi levare un numero alla seconda. Sapevate che solo il 3% dei vegani ha una necessità tale da potersi intrudere all'infinito senza oggettività di sorta? Lo sapete qual è la macchina preferita dai vegani? La Ford Fiesta, perché Ford Fiesta. Ford Fiesta. Lo sapete che se lasciate un vegano chiuso per più di 2 ore dentro una stanza si arrabbia? Poi cioè, si arrabbia proprio. Bussa, fa... è normale. Lo sapevate che non esistono giaguari vegani? Lo sapete chi è uno proprio forte? Anthony Di Francesco. È proprio forte. È proprio forte. Lo sapete che c'è una barzelletta sui vegani dove c'è un vegano, un napoletano e un africano? Il napoletano fa: ehi ragazzi, allora che cos'è questa cosa? L'africano fa: fratello, vieni qui, sì. E il vegano fa: ragazzi, però è tardi, io c'ho da fa. Bene, anche oggi potete dire ho appreso qualcosa. Grazie signor Franz, ma grazie a voi che siete stati qui a seguirmi. Vi invito ad iscrivervi a tutti i miei social che potete trovare in descrizione. Io vi ringrazio e ci vediamo la settimana prossima con un video entusiasmante. Entusiasmante, entusiasmante, no? Ciao!